Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi ritorniamo su FC24 per andare a spacchettare i premi dei Division Rivals, vedere chi ci uscirà e poi andiamo a giocare la partita che ci permetterebbe tecnicamente di qualificarci alla prossima VL, che giocherò sempre in live la domenica sera, quindi vi aspetto in tantissimi, salvo comunque eccezioni, ma vi confermerò sempre tramite i miei social. Per l'appuntamento mai fisso per quanto riguarda la VL settimanale. Al solito ragazzi, se non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti, lasciate sempre un bel like di supporto. E adesso andiamo a vedere questi pacchetti che ci ha droppato questa settimana di premi dei Division Rivals. Ok, abbiamo un giocatore raro valore 82 più non scambiabili, quindi ho preso la terza scelta, sono tre scelte di solito, e ho scelto quella con i 15.000 crediti e tre pacchetti. Fondamentalmente questo penso faccia parte degli obiettivi che continuo a raggiungere una volta che avanzo di livello. Allora, io partirei da questo 82 più, vediamo cosa esce. Vediamo. Secondo me mi puzza di cafonata. E infatti andiamo al prossimo pacchetto dei 10 giocatori oro rari, vediamo se ci vale un po' di culo. Francia, difensore centrale, attenzione, non è scambiabile, mannaggia il crimine, però tanta roba. E vediamo il pacchetto, oh, mappete, oh, anche Grimaldo, peccato che non siano scambiabili, ma gran pack. Abbiamo ancora due pacchetti, un pacchetto giocatori oro prime. Questo pacchetto contiene solo giocatori, l'ideale per creare il tuo ultimate team, include 12 oggetti giocatore oro, di cui 6 rari, vediamo. E poi abbiamo l'ultimo, che è il pacchettone per eccellenza, Inghilterra, difensori, tutti difensori, Roma, Smalling, ottimo, cioè va bene lo stesso. Anche Smalling è comunque un po' lento, collezione va benissimo, poi ci sono anche gli altri che lasciano il tempo che trovano, fino a tutti in qualche SBC a parte Smalling. Tutto un pacchetto oro maxi premium con due oggetti bonus, speriamo bene in qualche if, vediamo. Attenzione, Olanda, CDC, non so che squadra sia. Cioè, questo è il migliore. Qua ragazzi la situazione comincia a farsi molto interessante, con Varane che adesso gli metto subito ancora, perché gli serve per forza di cose ancora questo giocatore. Però sono stracontento, mi mancano un po' di contratti, però stile intesa, andiamo nei suggerimenti e mettiamo ancora. Ragazzi, non ce l'ho, perfetto. Sentinella, difesa e fisico, mettiamogli questo per adesso, va bene lo stesso. E niente ragazzi, tanta roba, guardate che squadra, nonostante abbia speso 0 euro e adesso dovremmo andarci a fare la partita che ci potrebbe permettere di andare a fare lo step finale. Ok ragazzi, siamo praticamente a 4 vittorie e 3 sconfitte, abbiamo 3 partite a disposizione, dobbiamo raggiungere la soglia dei 20 punti al solito, quindi faremo questa partita sperando di raggiungere la qualificazione alla VL e poi vediamo un pochino, perché poi non è che è finita qua, possiamo ancora fare altri punti, penso che potremmo arrivare addirittura vincendo 3 partite a questo traguardo. Per me è impossibile, secondo me già qualificarmi alla prossima VL è comoda come cosa, quindi io andrei a giocare e vediamo un pochino. La squadra è questa, l'avete visto un po' tutti quanti, rinforzo Varane, lo vedete, vediamo un po', magari se gli metto probabilmente ancora proprio lui potremmo avere qualcosa in più, però mando le ciance, andiamo a giocare. Eccoci qua, siamo pronti, l'avversario accettato, speriamo bene a meno di riuscire a raggiungere questa qualificazione senza troppi problemi, e questo poi con lo stemma del Manchester City non me la conta giusta, non ci fa skippare questa la sua squadra, quindi direi che possiamo quittare sin da subito e basta, perché avete visto che squadra che ha subito. Varaschedia non riesce, recuperiamo il pallone, Paulino non si è capita sta cosa, non si è capita, però vabbè, lo stesso, andiamo.
Mamma mia, ragazzi, mamma mia, quanto si soffre, oh. Mamma mia. Varane, attenzione. Vediamo, Rafael Varane. Bello! Non lo blocca, però la palla gli rimane. Tiro. Mamma mia, cosa sembra. Ragazzi, com'è facile entrare in queste difese. Com'è facile entrare in queste difese, nonostante tutto, nonostante comunque i giocatori che possiamo avere. Però vedete come è facile, no? Per l'avversario riuscire a recuperare il pallone e mi manda a vuoto. 3 contro 5, porca vacca. Oh. Vai, vai, Klaus. Bravo. No, mamma. Vai lì. Tutto perché c'è Chiesa che ha sbagliato il passaggio. Vai al centro, ok. Ah, fuori. Fuori sicuro. Non è fuori. Paolo! A me sembra fuori gioco. Mano questa mi sembra, signore. E niente, si salva. Recupera. È tosta. Partita tosta, ovviamente. Bravo, Rafa. No, ma cos'è sta robaccia? Dai, mi dà anche il rosso, mi dà, guarda. Mi dà il rosso. Va subito. Grande, grande. Grandissimo, ah, grandissimo videogioco, grandissimo videogioco. La pariamo però, espulso proprio il giocatore più atteso. Vabbè, dai, che ve lo dico a fa. Madonna, non si sta giocando bene per niente. Vabbè. Ragazzi, non si muovono. Non si muovono, stiamo facendo proprio una figura di merda perché. Ciao, come siamo lenti. Vabbè, dai, è esploso il giocatore, vabbè. Non è un problema, eh. Dybala si fa fregare palla così, proprio come se nulla fosse. Non riesco a recuperare più il pallone, incredibile. Ragazzi, non si capisce un cavolo. Non si capisce assolutamente niente, poi vabbè, come non detto, Dybala che va a fare la colpitura di testa, spazza via sta palla. Niente, ragazzi, qui siamo proprio chiusi. Eh beh, precisi, mi raccomando, precisi. Questa mi sa che è persa. Paolo! Paolino! Dai! Date un po' di culo stavolta, in contropiede. Gol della merda. Siamo in 10, raga, io qua farei dei cambi, purtroppo. Devo togliere un giocatore, mettere. Però a centrocampo siamo praticamente vuoti. Togliamo un attaccante. E ci mettiamo un difensore centrale perché non è che possiamo fare chissà che cosa. Fai così e basta. Palesemente spostato. Sta scema qua della Gheioro, figa, è ad un passaggio a Kvaratskhelia. Oh! Godo. Madonna, che schifo di difesa questo videogioco. Fa proprio schifo difensivamente questo videogame. Non si può difendere. Qua o vince o niente. Raga, abbiamo 3 match point, però è ridicola la cosa, veramente. Io non ho parole, non ho parole. Purtroppo, bisogna giocare così, oh. Niente. Vai, vai, vai. Meno, meno. Boom. Ma vai a fanculo. Mi è andato in porta, è andato. E niente, sono venuto a parlare in maniera ossessiva, Paolo. E niente, eh beh, certo, la palla gli rimane lì, poverino. Dai, dai, non è fallo. Ma ragazzi, che parata è questa qui, scusate, eh?
Gli è esplosa la mano. Ma cosa è successo a sta merda? Lukaku di destro, ci sta, ci sta. Il portiere esiste a lui, vedo. Vedo che il portiere esiste a lui. No, se l'è buttato addosso. Ma va, che cazzo. No dai, no dai, ma no, ma no, ma no, diamine però, l'ho anche piazzata questa, esci, Fico, ma fai un gol e te ne mangi sei, diamine, oh, e vince, dai. Mignano devo sbattere via, cazzo. Dopo di questo cazzo di arbitro che dà il rosso così a cannone, oh, e vabbè, dai. Tu non puoi attaccare, non puoi attaccare con questo. Guarda, non gliela toglio, ma... Si è bloccato Klaus. Vabbè, finiamola così, dai, finiamola così. Ha vinto lui, GG al mio avversario. La CPU ha deciso per lui e noi accettiamo volentieri. Che stronzata, va. Che stronzata. Pur di non farmi segnare, oh. Rimbalza su quello che va su quello, dai. Ma che stronzata. All'improvviso. Va affolata sta squadra, oh. Va affolata. Ma Lukaku proprio non si muove. Strano perché di solito Lukaku... Oh, attenzione. Bigro porco... Dai, oh, ma muoviti, porco zio, guarda come gli deve tornare. Vabbè, andata così. Che tossici del cazzo che c'è in sto video, che è proprio delle merde vere, oh, delle merde vere. Speriamo che non ti qualifichi, pezzo di... Che schifo di giocatore. Allora ragazzi, mi sono dovuto un attimo calmare perché mi stavo arrabbiando, però vabbè, bastava un punto, l'abbiamo raggiunta. Abbiamo aggiunto la qualificazione alla UL, però possiamo fare 26. Più ovviamente si alza il livello, più comunque possiamo sperare di aggiungere premi migliori. Quindi io continuerei con questa squadra e vediamo, dai, vediamo. Speriamo di riuscire almeno a vincere due partite. Speriamo, che vi devo dire. Vedere tutte quelle occasioni buttate via perché l'avversario doveva vincere è incredibile. Lo script qua è peggio di football. È veramente peggio di football. Adesso vediamo sto cavolo chi è. Dai, non mi interessa, tanto le formazioni sono tutte forti ormai. Dopo due settimane c'è già tutti i giocatori forti. E io che non ho speso una lira, c'ho i giocatori forti. Immaginate gli altri che magari ci spendono. Bello, che Griezmann sarebbe da prendere. Però costa ancora troppo per le metà. Diaby non è mai. Dai, va bene, dai, giochiamo però. È una cavolata questa. Ci siamo già qualificati, quindi non abbiamo chissà che pretese. Però sai, raggiungere obiettivi migliori fa sempre... Fa sempre piacere. Io purtroppo non c'ho parole, veramente. Basta un tiro quel portiere. Me lo devo vendere. Ma chi cazzo l'hai data? Non è cosa, dai, non è cosa. Questi tirano certe cartelline sul secondo palo e segnano comunque. Io faccio una roba del genere pulita. Un po' meno l'esecuzione. Giocate un po' a calcio, porca miseria. Ma non era per Dybala, bro! Non è per Dybala! Poi ho preso anche il palo. Non è finita, pensavo fosse fuori gioco. E ho preso il palo un'altra volta, eh. Cioè, non è che tu dici... Ah già, giornata...
Dai, però, cioè, nel senso, anche quello di prima era normalissimo. Anche quello di prima era normale. Qui si entra anche qua facile. Perché io devo soffrire sempre? Niente, è andato. Bello. Bello. Non male. Vai alla parete di chiesa. Andata. Vabbè. Ma leva ste cazzate qua che non mi interessano. Cioè, raga, ma io, un giocatore, io ho il terminale, no? Che è Lukaku. E il portiere riesce col culo a prenderla. Cioè, gli è imbalzata dietro la schiena. L'aveva tenuta. Incredibile. 3 a 1. Ma sono sicuro che non finirà così, quindi. Ok, fine primo tempo e ogni volta è una sudata di mutande per poter cercare di fare un risultato. Vediamo i dati, cioè le statistiche sono queste. Direi che non stiamo sfigurando affatto, quindi. Ragazzi, com'è che l'ha presa? Com'è che l'ha presa? Autoblocco. Niente, oh ragazzi, non si segna, non si segna, non si segna. Poi capiterà un contropiede suo. Vai Romelu, non può sbagliare Romelu. È il pallonetto di Romelu, non sbaglia. Easy quit. E andiamo. Qui ragazzi è tosta perché bisogna vincere per forza. Perché l'obiettivo è lì. Quindi vediamo. La squadra è a posto. Vedete quando si gioca bene come funziona? Fanno, cavolo. E mi piace in questo modo. Non come la prima partita che è stata veramente una vigliaccata. Vediamo se sta terza e ultima partita. Ma che vada, oh. Ci siamo qualificati all'obiettivo principale. Poi va bene uguale. Tanto vediamo la squadra avversaria. Poppi in porta. Llorente, Saliba, Rauco. Mazza che squadra. Park Ji-sung sulla sinistra. Ok, ha visto la nostra squadra. Adesso possiamo giocare. Mazza, Griezmann c'ha un body type. Uscisse lui nei pacchetti, diamine. Visto che stiamo scrollando un poco recentemente. Stranamente la centrano sempre la porta, eh. Cioè non è che tu dici non la centrassero mai con Lukaku, no? Ogni tanto. Figa, la centrano sempre la porta. E Lukaku che rimane lì che ci guarda, guardate. Mi faccio per sempre sta cazzata qua, gli facciamo un fario. 1-1, non si molla niente.
cioè incredibile il gol, mamma mia. Oh. Maignan, appena finisce la partita, Maignan, ma poi gli vanno bene i suoi, cazzo. Schifo. Via, via, andiamo, 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 quit. Niente, ragazzi, è andata uno schifo. Riscatta accesso ai finali. Andiamo in VL, andiamo di più i pacchetti. Allora, non è che abbiamo chissà che cosa. Un pacchetto giocatori prime piccolo e un pacchetto giocatori orari, anzi due, sono due uguali, quindi non mi aspetto assolutamente niente. Avremmo avuto magari più fortuna se avessimo avuto pacchetti più belli. Attenzione. Non so che sia, Brozovic. Non so quanto possa costare Brozovic. Bella cacca, bella cacca. Andiamo al secondo, vediamo. Tutti scambiabili. Dai, fammi un ultimo colpetto. Colombia attaccante, Torino, Zapata. Ultimo, ragazzi, ma non credo uscirà qualcosa. Inghilterra, attaccante. Newcastle. Guardate, bruttissimi, tutti i pacchetti osceni questi qua. E niente, ragazzi, è andata peggio, peggio di sempre. Una vittoria e due sconfitte. La prima veramente proprio indirizzata. La terza la posso anche accettare, anche se vabbè. Quel gol mangiato di Lukaku dopo che mi sono dribblato mezza difesa aveva detto tutto. Però dai, ci siamo divertiti. Abbiamo sculato Varane, che non capisco perché, ma è ancora in panchina. Si vede che sono veramente rintronato. E ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Adesso cercherò ancora una volta di portarvi contenuto con le azioni salienti riguardo la VL. Io vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzoni, ciao ciao.